Startup, il servizio delle startup e come l'intelligenza artificiale può aiutare a prendere decisioni migliori, l'RPA, RPA, Robotic Process Automation. Per capire come funziona abbiamo insomma intervistato qualcuno che la mette in pratica da tanto tempo all'interno di una banca e infine i sensori che abbiamo qui che misurano sempre più il benessere. Questi sono gli elementi di questa puntata dell'E-Tech Show. Ciao e benvenuti alla quarta puntata della quarta stagione dell'E-Tech Show e anche questa volta insomma abbiamo una puntata ricca di contenuti per raccontare e divulgare i temi del digitale e lo facciamo come sempre invitando i protagonisti del settore. Vi ricordo come sempre di inviarmi insomma le richieste di quali sono gli argomenti che più vi interessano in questa puntata, peraltro ce ne sono proprio due che nascono da voi, dalle vostre esigenze. Vi ricordo che la versione in podcast su tutte le maggiori piattaforme e su Spotify è in versione anche video, insomma sono spesso all'interno della classifica dei primi 100 e quindi insomma mi fa molto piacere, anzi vi devo molto ringraziare. E vi ricordo che c'è anche un'edizione video che regalo alle TV locali che insomma mettono in onda la versione ridotta dell'E-Tech Show, un pochino più consume, le interviste sono un pochino più asciugate, però non si perde sostanzialmente il fatto di voler divulgare il tema del digitale. Ma non perdiamoci in chiacchiere, partiamo. Sono qui con Cosimo Papagna di Banca Progetto perché è una di quelle persone che riesce a raccontare in modo molto semplice un argomento estremamente complicato come l'RPA o RPA o Robot Process Automation, quindi l'automazione attraverso dei robot all'interno dei processi aziendali. Quindi grazie per aver accettato l'invito all'E-Tech Show, Cosimo. E partiamo proprio da qui, da quello che avete fatto voi, da qual è la vostra esperienza. È un percorso, è una... secondo me è una scelta, non dico una scelta di vita professionale perché secondo me anche se l'RPA è un prodotto molto evoluto e molto interessante, sta incominciando a diventare un po' poco performante per il ritmo tecnologico che le aziende e anche le attività operative stanno richiedendo. L'RPA, giusto per dare un'informazione velocissima, ma immagino che sia argomento comune e conosciuto, è un insieme di tecnologie che permette di migliorare prodotti, processi, anche la quotidianità di un operatore, di un gestore, di una precisa attività operativa. La cosa importante per poter strutturare un RPA vincente e funzionante è l'analisi, cioè capire che cosa vogliamo, capire dove vogliamo arrivare, ma soprattutto come. Il come iniziale è fare una sorta di analisi molto approfondita dell'expertise che hanno, che interessano questo processo, soprattutto cercando di individuare le persone migliori che possono implementare e sviluppare nel migliore dei modi un RPA. Persone migliori non intendiamo le più brave, le più belle o le più buone, ma le persone che hanno la conoscenza approfondita e dettagliata di quel processo che noi vogliamo automatizzare. La conoscenza approfondita non è solo il come mi muovo all'interno della struttura, ma è dove vado a recuperare anche i dati che mi servono per poter gestire in automazione quel tipo di processo. Quindi la prima linea che bisogna tirare è da dove prendo i dati, come li gestisco, come li elaboro e come posso automatizzarli. Quindi da quel lato lì, una volta definito qual è la base di partenza, si incomincia a fare un po' di struttura, ma un semplice diagramma di flusso, proprio facilissimo, dove incominci a tirare una direzione. Poi da lì incominci a cercare di capire dove puoi anche migliorare il sistema, perché ricordiamoci che l'RPA riproduce l'attività umana, tra virgolette, ma può fare cose magari diverse, magari segue giri diversi. Cosa vuol dire? Che se l'operatore per fare dal punto A al punto B fa un po' di curva a destra e un punto a sinistra, possiamo valutare e vedere se realmente l'RPA può fare una linea retta per raggiungere al punto A al punto B, ma perché magari non ha degli eventi che lo circondano che lo possono deviare. Mi è piaciuta molto questa introduzione al tema perché dà anche il senso, no, della praticità, quindi una macchina che fa qualcosa
che era di poco valore per un umano, perdeva un sacco di tempo, complessa, che è possibile far fare a una macchina, a un robot, per capirci, ma al tempo stesso permette di ripensare i processi, andare a vedere come si facevano le cose, esatto, no? E questo credo che sia il punto focale, no? Dopodiché non tutto è processabile da un robot e non tutto insomma riesce bene, no? Perché anche questo dobbiamo metterlo in conto. Assolutamente sì. Voi l'avete imparato sulla vostra pelle. Assolutamente sì, diciamo che la prima linea di pensiero di come poter fare un RPA ci è piaciuta, ma non ha dato il risultato sperato, quindi al primo tentativo comunque ci siamo avvicinati un po' al desiderato, abbiamo quasi replicato quello che fa l'umano, ma noi volevamo migliorare quello che avevamo in quel momento, quindi abbiamo dovuto riprogrammare alcune parti di processo che ci hanno permesso di arrivare al punto, quindi velocizzare, automatizzare, migliorare, irrobustire, perché quando fai un RPA un po' per cultura, un po' per uso il termine braccino corto, si ha un po' paura dei rischi che si possono incontrare mentre fai uno sviluppo completamente automatico che potrebbe andare da solo dalla mattina alla sera senza che tu faccia nulla, quindi c'è comunque da pensare a un operatore umano, tu come lo controlli? Lo controlli facendo dei controlli a campione, lo controlli perché lui magari si è reso conto che ha fatto un errore, perché l'umano in confronto a un RPA, che magari programmato bene, in maniera efficace, non commette errori, mentre l'umano può farlo, ma perché? Perché comunque la giornata lavorativa ha degli impegni, ha delle mail, ha delle telefonate, ti interrompi, hai tantissime altre cose che ti circondano e che ti possono distrarre dall'operatività. Quindi noi abbiamo pensato di cercare quelle attività che ci permettevano di farle andare da sole dalla mattina alla sera, cioè non volevamo utilizzare come primo caso pioniere dell'automatizzazione un processo dove noi dovevamo intervenire in qualche maniera. Quando volevamo intervenire? Quando, in base alle nostre indicazioni, la macchina si è trovata in una situazione che per noi potrebbe essere un caso di rischio, oppure in una situazione che lei non riesce a gestire, perché l'operatore cala la rete, aspetta, si sposta, cambia la risoluzione dello schermo, magari improvvisamente per un calo di tensione sposta il bottoncino, col mouse lo segue, ma il robot no, il robot ha una coordinata precisa, va a cercarla, la trova bene, non la trova, mi dice c'è qualcosa che non va, oppure fa un'attività, sappiamo che in media ci mette un secondo e mezzo a rispondere, c'è un calo di rete e risponde in 20 secondi, lui mi dice c'è qualcosa che non va. Quindi abbiamo iniziato a tirar fuori queste prime anomalie che poi abbiamo gestito nel tempo, ci siamo accorti che c'erano dei cali di rete, di performance che davano dei tempi di attesa più alti, abbiamo detto al robottino, guarda, quando clicchi questo punto qua, non stare più un secondo e mezzo, stai 5 secondi. E con questo abbiamo già ridotto un pochettino quelli che erano i primi punti di criticità e di rilievo che avevamo sull'RPA. Questo per dire cosa? Che non pensiamo che un RPA tu lo metti oggi e lo usi per 100 anni. Noi abbiamo incominciato ormai 5 anni fa. Ma se penso al processo di RPA come si impiede 5 anni fa, è diverso per come è strutturato di quello di 4 anni fa, di quello di 3 anni fa, di quello di 2 anni fa e di quello di quest'anno. Ma perché le tecnologie avanzano, le esigenze cambiano, i volumi cambiano. Quindi bisogna sempre pensare che RPA sì, ma l'RPA ha bisogno di attenzione. E poi va anche valutato, perché non pensiamo che l'RPA possa essere sempre la soluzione giusta per il processo giusto. Oggi, per come corre la tecnologia, è una cosa che sto riscoprendo ma quotidianamente, mi sto rendendo conto che l'RPA sia molto efficace, ma deve essere secondo me affiancato a tecnologia un pochettino più veloce. Quindi dobbiamo arrivare a pensare, per sfruttare un termine che hai usato tu a Forum Manca, l'RPA 2.0, perché corriamo sempre più veloce ogni giorno. Quindi o aumentiamo le macchine, ma hai costi in più, hai criticità in più, oppure cerchi di ottimizzare quelle che hai e rendere veramente iperperformanti, con tutti i crismi di controllo e manutenzione che devi avere poi durante, non dico l'anno, ma almeno il semestre.
Ah no, sai che io, insomma, raccontando la tecnologia vedo le cose, no? E ovviamente l'evoluzione digitale è progressiva, no? Cioè ogni anno e mezzo sappiamo i processori più o meno raddoppiano la potenza, la possibilità di andare quindi ad analizzare i dati diventa sempre maggiore, quindi e ne raccogliamo sempre di più, no? Quindi abbiamo tutta questa serie di cose che sono ovviamente in crescita, è ovvio che tutti questi processi che sono automatizzati possono essere fatti meglio o comunque in un modo diverso, magari sfruttando tecnologie diverse, no? Se pensiamo no. all'interpretazione dei documenti di 5 anni fa con quello che potete fare oggi, immagino che ci sia un abisso, no? Perché sono arrivati altri algoritmi, altre idee, altre soluzioni. Cioè, assolutamente sì. Per una banca poi sono fondamentali. Assolutamente sì, ma infatti secondo me una scelta che potrebbe essere vincente è magari sì l'utilizzo dell'RPA in, diciamo, in ingaggio, in utilizzo di, diciamo, dello start del processo, però secondo me se poi ogni azienda ha una sua tecnologia, ha un suo modo di vedere la tecnologia, però per esempio noi siamo propensi molto al digitale, siamo molto veloci, pensiamo molto velocemente, quindi noi l'RPA ci è piaciuto in questa fase perché ci ha aiutato tantissimo, ci fa gestire oggi volumi importantissimi, però ci siamo resi conto che l'RPA affiancato da altre tecnologie che potrebbero essere tecnologie API, web service o altro tipo di tecnologia più dirette verso il core banking, ci si può affiancare anche dell'intelligenza artificiale che ti aiuta a fare dei ragionamenti molto simili, molto più vicini a quello che fa l'umano, cioè a prendere delle decisioni. Quindi l'RPA sì, ma affiancato da altri strumenti con potenzialità diverse, con modalità diverse, potrebbe diventare veramente una bomba per la gestione di picchi lavorativi, gestione, riduzione dei costi, ma anche la creazione di valore. Perché noi oggi pensiamo all'RPA come, vabbè, mi fa ridurre i costi. È vero, non ti fa assumere persone, ti rende tutto più veloce, ma non dimentichiamoci una cosa, che l'operatore che prima faceva quel lavoro lì, oggi lo monitora. Oggi è un, tra virgolette, un manager che va a vedere come girano e come lavorano le sue risorse, perché tecnicamente lui diventa il responsabile di quel gruppo di robottini, di quel gruppo di automazione, di quel gruppo di blocchetti di intelligenza artificiale che ti permettono di fare il lavoro in una determinata maniera. Quindi ha creato un valore molto più alto del valore economico che risparmi come costo. Hai, diciamo, elevato la professionalità di una persona da inserivo dati tutto il giorno a controllo che tutto venga fatto in maniera corretta, coerente, precisa e puntuale. E gestisce ovviamente tutte le eccezioni, no? Perché poi sappiamo benissimo che l'informatica l'80% del tempo, no, lo passiamo a fare le cose normali e il 20% per sistemare tutto quello che non funziona, no? Questo è fondamentale, no? Quindi quando si dice l'intelligenza artificiale ruberanno, no, i posti di lavoro, probabilmente non ne creeranno di nuovi. Esatto. Verranno riutilizzati questi, però portando del valore aggiunto. Quindi, secondo me, questo è un aspetto, no? Quando tu mi dici diventi manager dei tuoi robottini, sei responsabile dei tuoi robottini, dai un senso concreto, no? A quella che sembra una frase fatta, no? Cioè il lavoratore lavorerà con un ruolo diverso, no? Tu l'hai concretizzata, ma in questi 5 anni che momenti di difficoltà avete avuto? Ogni giorno. Praticamente ogni giorno. Allora, difficoltà, allora dividiamo le due difficoltà. Abbiamo, che poi secondo me il termine di difficoltà è un po' duro. Io le definisco opportunità. Come banca progetto, noi siamo una banca rivolta al cliente e cerchiamo sempre di dare un servizio al cliente che per noi deve essere impeccabile. È altamente digitale, quindi cerchiamo di essere veloci per fare in modo che il cliente possa vivere le proprie esperienze con banca progetto per i tipi di prodotti che vuole acquisire con noi in maniera veloce, chiara e piacevole. Quindi la prima difficoltà è stata quella di capire qual è l'esigenza del cliente. Per il tipo di prodotti che abbiamo noi come conti correnti e conto deposito, l'esigenza era quella di avere nell'immediato la risposta a come è andata la mia pratica di apertura del conto. Quindi la prima difficoltà è stata: riusciamo a rendere efficace e ridurre al minimo
le casistiche di clienti che non hanno, diciamo, ricevuto il servizio in uno standard che a noi piace. Noi siamo passati da un cliente che aveva un conto corrente attivo nel giro di giorni, ma in media anche 14-15 giorni, siamo arrivati che il nostro cliente ha la conferma di apertura del conto in 15-16 minuti e la conferma di attivazione del conto, quindi di funzionalità del conto, entro il primo giorno lavorativo successivo, naturalmente se non ci sono problematiche particolari con il cliente, invece che mettermi un documento di identità chiaro, me l'ha messo che non si vede la foto, eccetera, eccetera. Però in un processo normale noi abbiamo comunque cambiato l'esperienza del cliente. E poi la difficoltà più grossa è proprio quella di seguire il mercato. Guardiamo oggi cosa sta succedendo. I tassi cambiano praticamente con una velocità assurda. Quindi noi come banca, come prodotto di raccolta, ma anche tutta la nostra concorrenza deve stare al passo, diciamo, di questa evoluzione, di questo incremento che richiede il mercato. E quindi la difficoltà all'inizio era riuscire a star dietro a tutti questi cambiamenti che inizialmente avevano un impatto sulla programmazione degli RPA elevata, ma perché si era pensato di programmare i robottini per la frequenza di cambiamento tassi che avevamo in quel momento. Era una ogni 6 mesi, un anno, molte volte abbiamo tenuto i tassi fermi anche per 2 anni circa sull'est, cioè abbiamo avuto, diciamo, un periodo di staticità. Oggi non c'è più. Oggi noi cambiamo i tassi in base all'andamento del mercato, e il mercato oggi è veloce, e oggi noi cambiamo verso i nostri clienti nel giro di una settimana, 15 giorni, con serenità li mettiamo in condizione già di poter usufruire delle nuove condizioni del mercato. Bisogna cercare di arrivare sempre a livello di business, a livello commerciale, un po' prima degli altri, quindi più siamo veloci a preparare il nostro pacchetto regalo per il cliente, più veniamo premiati anche dal mercato. Domanda ultima è: che tipo di competenze servono? Cioè, perché alla fine deve avere competenze di business, competenze di tecnologia e avere poi, insomma, il dialogo giusto con le linee di business che hanno le esigenze, come ci hai raccontato prima, di aprire i conti piuttosto che con, insomma, la realtà che è quella dell'IT, che sappiamo che, insomma, prima di iniziare a muovere un passo lo medita a lungo. Allora, per me servirebbe solo una competenza, che è un po' la vorrei raggruppare con una parola, anzi con due forse. Una è trasparenza. Trasparenza perché se tu informi il tuo perimetro, diciamo, lavorativo, quindi che può essere il business, può essere l'IT, può essere la contabilità, può essere chiunque, di ciò che hai in mente, intanto incominci a capire se quello che stai facendo tu, che hai pensato per la banca, possa essere anche utile per tutte le altre strutture. Questo ti permette, uno, di creare connessioni, quindi perché condividendo con tutti crei una connessione più o meno solida che si rafforza nel tempo andando a fare vari brainstorming, vari incontri, varie modalità di confronto. E su quello, quindi sulle connessioni che hai creato, puoi basare la modalità da utilizzare per poter fare l'RPA perfetto. Quindi facendo queste connessioni tu hai conoscenza di quello che fanno gli altri, riesci ad adeguarti anche ai ritmi, alle necessità, e magari hai un pochettino la strada meno in salita rispetto a quello che potrebbe essere. Questo però non vuol dire che una volta che hai fatto la connessione il business non ti chieda di fare una roba in un giorno, oppure l'IT dica: no, guarda, adesso abbiamo tutte le persone occupate in questo progetto, non possiamo farlo. Questo può succedere. Devo dire che la fortuna nostra di Banca Progetto è che abbiamo una filiera corta, siamo tutti allineati, quindi sulla modalità di approccio verso il cliente, quindi siamo molto veloci a fare scelte e a prendere decisioni utili a far arrivare all'obiettivo. Altre professionalità, io se penso a quando ho visto per la prima volta l'RPA, specifiche non ne avevo. Sapevo fare il mio lavoro, per il quale ho avuto una formazione ventennale, ho fatto per 20 anni operation, ho imparato quali sono le attività operative, come funzionano, cosa c'è collegato, cioè, ho cercato di imparare cos'era a 360 gradi l'attività di operation, e poi mi sono trovato davanti alla tecnologia e ho detto:
guarda te che forse posso iniziare a migliorare tanto del mio lavoro. E lì è solo fantasia. Cioè, prendi, cerchi di non porti dei limiti, perché poi i limiti, secondo me, oggi incominci un po' ad averli utilizzando solo l'RPA, ma puoi andare oltre affiancando altri tipi di tecnologie. Tu hai toccato un tema, perché ti avevo detto l'ultima domanda, ma sai che c'è sempre quella qualcosa dietro. Hai toccato il tema dell'RPA perfetto, il robottino perfetto. In realtà è perfetto per quel momento, poi in realtà presumo che ci sia un'opera di revisione costante. Assolutamente sì, ma anche perché, come ben sai, banche, istituti finanziari, ma tutte le aziende operano rispettando delle regole. Possono essere Banca d'Italia, può essere la trasparenza, possono essere delle regole interne, quindi che possono cambiare le leggi, c'è sempre un qualcosa che potrebbe essere non uguale al giorno prima. Quindi il robottino che oggi è perfetto, mi cambiano la normativa, domani è completamente inadeguato. Potrebbe non essere solo imperfetto, potrebbe diventare completamente inadeguato. Per questo dicevo prima, è importante il monitoraggio. Quindi le risorse che hanno acquisito valore, che sono diventati manager di questi robottini, devono essere attenti. Quindi mi ricollego alle connessioni, quindi capire che cosa succede intorno, per poter intervenire e rendere il robottino nuovamente perfetto per quel processo che si stava facendo prima. Perfetto, allora grazie mille Cosimo, perché sei un libro aperto su questo tema. Grazie, racconti sempre bene e sei molto bravo, però ci tenevo, no, a dire che un robottino non è per sempre, cioè no, dobbiamo sempre metterci lì, insomma, e quindi quello volevo portarmi a casa come messaggio ultimo: il robottino serve ma non è per sempre. Esatto. Grazie di nuovo e voltiamo pagina. Grazie mille. Il concetto di salute passa molto da questi dispositivi che raccolgono una serie di informazioni. Ho voluto incontrare quindi Giovanni Bergamaschi di Fitbit by Google, in questo momento, per capire proprio che cosa succede nel mondo di Fitbit, quali sono le novità, insomma raccontare un po' i prodotti passando proprio dall'intervista, quindi eccola qui. Le domande potranno essere sensori, una numerosità di sensori o sensori diversi. L'evoluzione potrà essere, anzi sarà sicuramente, la parte che l'utente non vede, perché l'utente vede l'hardware, la parte che è nascosta, quindi l'algoritmo, come vengono analizzati i dati. Quella secondo me è l'evoluzione più grossa che ci sarà, perché l'analisi dei dati, l'intelligenza artificiale è quello che farà la differenza. Oggi noi parliamo di un sensore che mi dà un dato, un'informazione, e questa informazione è puntuale. In futuro ci sarà un qualcosa che sarà predittivo, che se ci pensi è quello che sta succedendo nelle funzioni di Fitbit quando parliamo del recupero giornaliero, quindi della capacità dell'intelligenza artificiale di dirmi se posso o meno fare un determinato allenamento, se voglio raggiungere una determinata performance. Quindi secondo me il futuro ci sarà sicuramente lato sensore, lato orologio, ma ci sarà in maniera esponenziale lato tecnologia nascosta, quindi algoritmi, intelligenza artificiale, data mining, ognuno usa questi nomi particolari, però quello è il vero futuro. Evoluzione. Abbiamo già chiacchierato, no, dei prodotti, però c'è una filosofia in Fitbit. Adesso Fitbit è all'interno di Google, è cambiata qualcosa in questa filosofia o addirittura si è ampliata? Perché Fitbit parla di salute, parla di far stare le persone meglio nel mondo, e Google come filosofia ha quella di aiutare le persone ad utilizzare meglio la tecnologia, e oggi tecnologia e salute vanno di pari passo, nel senso che ci sono più sensori, ci sono più strumenti per fare diagnostica, l'intelligenza artificiale inizia ad essere di aiuto anche nella fase di diagnostica. Google su questo sta facendo tantissimo, quindi Fitbit sicuramente riceve un aiuto enorme da Google, perché ovviamente abbiamo accesso a più risorse. Ma Google, come dire, si trova con Fitbit una componente all'interno dell'azienda più focalizzata sul mondo della salute. Quindi, secondo me, è stato il connubio perfetto di due società che si sono incontrate e che hanno trovato la quadra per dare qualcosa in più. Panoramica veloce su
le novità? Nulla che la novità di intelligenza che c'è all'interno del prodotto. Allora, sostanzialmente le novità più grosse sono l'utilizzo dei sensori, ricevere questi dati e estrapolare le informazioni e darle all'utente finale, dai profili del sonno, quindi dare delle informazioni più dettagliate, mirate per ogni persona, partendo appunto dai dati, fino ad arrivare alla rilevazione della fibrillazione miocardiale, che potrebbe essere un problema non percepito dalle persone, perché magari io ho degli scompensi cardiaci che non li percepisco, perché magari mi sudano di più le mani o la temperatura alta, invece probabilmente è un problema cardiaco. Quindi il fatto di dare questa tecnologia non su pochi dispositivi, ma su tutti i dispositivi che hanno rilevatore di battito cardiaco, ci aiuta a aiutare di più le persone nel mondo, quindi far sì che questa tecnologia sia più distribuita. Altra novità, secondo me importante, è quella di andare davvero a lavorare sullo stress. Oggi non l'ho detto, però una delle parole che abbiamo visto con Google più cercate durante la pandemia era gestione dello stress, sessione di mindfulness. Lo stress comincia a essere una patologia sempre più controllata e cercata su Google come motore di ricerca, e noi a livello tecnologico cerchiamo di rispondere sia lato sensore, quindi con un qualcosa che mi dia i dati, sia lato back-end, quindi sulla tecnologia che è nascosta, lato algoritmo, per far sì che questi dati vengano restituiti e che ci sia, come dire, un'analisi più precisa di quelle che sono le informazioni. Aiutare. Domanda premium: perché uno dovrebbe avere la versione premium? È una bella domanda, mi viene da dire, io quando vado a fare un consulto medico pago. E condivido i miei dati, no? Se ci pensate, io do al dottore delle informazioni e lui mi restituisce il referto. Qui molti ci dicono: in Fitbit io ti do già i dati, ce l'ho sull'orologio, perché dovrei pagarti per darti delle informazioni in più? In realtà dietro c'è tutta la tecnologia che Google mette a disposizione, Google Fitbit mette a disposizione, tutti gli algoritmi, le ricerche, quindi non tutto è gratis. Quindi questa tecnologia di premium mi aiuta a ricevere delle informazioni ancora più mirate, più dettagliate, che probabilmente non avrei con la versione, diciamo, standard. Anche se succede con Fitbit e succederà ancora con Google, alcune delle funzioni che prima erano premium poi le rendiamo non premium, quindi disponibili per tutti. Diciamo che premium mi dà anche una sorta di anteprima, una sorta di view di quello che potrebbe essere l'utilizzo ancora più approfondito della tecnologia di Fitbit. Sono qui con Giovanni Scappola di Round Capital. Perché? Perché volevo farmi raccontare una storia da parte di chi, insomma, ha una startup che offre servizi a una startup, ma che usa dell'intelligenza artificiale, degli algoritmi, per iniziare, insomma, a comprendere questo mondo, a selezionare le startup su cui investire. Quindi, tanto per cominciare, Giovanni, benvenuto a Late Show, grazie di essere qui, di aver, insomma, accettato questo invito un po' particolare. Però vorrei capire un po' di più che cos'è Round Capital, insomma, raccontami un po' cosa c'è dietro. La fase di scouting è importante. Noi volevamo un supporto decisionale. L'idea era avere un supporto decisionale che appunto aiutasse nelle nostre scelte. Lo scopo di fondare Round Capital era avere un pool di professionisti che sapesse dove e come investire i capitali raccolti dalle varie personalità o persone che hanno a disposizione dei fondi, appunto, che poi li vogliono reinvestire. Lo scopo era quindi avere uno strumento in più, come quello dell'algoritmo, chiamato come vogliamo, l'algoritmo oppure la rete di assistenza artificiale, che appunto era da supporto. Quindi banalmente ci siamo cosa abbiamo fatto? Quando si vuol lavorare nel mondo dell'intelligenza artificiale, si devono raccogliere i dati. Quindi, senza scendere nel profondo, nell'approfondito, la prima fase, che è stata appunto la base della raccolta, è stato agganciarsi ai vari provider di dati che ti forniscono i dati delle varie società. Ce ne sono svariati in Italia, sia a pagamento che gratuiti. Siamo partiti dal substrato italiano, che era quello più vicino a noi, e poi abbiamo quindi attinto ai dati che ci facessero da base, da substrato, per poi fare i ragionamenti futuri. Quindi, giusto per entrare un pochino nel merito della questione, perché la cosa mi è piaciuta molto, no? Cioè, prendere dei dati che poi sono dati pubblici, o comunque, esatto, diciamo reperibili, facciamo così, visto che qualcuno è a pagamento, quindi reperibile,
partire da questi per iniziare a dire, ok, ma posso, vale la pena investire su questa azienda o no? Vale la pena andare in questo mercato o no? Immagino che poi la cosa inizi a stratificarsi, no? Da un lato l'analisi tecnica di come sta andando quell'azienda, dall'altro lato farete un'analisi sul mercato in cui opera, su cosa stanno facendo. Quindi a quel punto si aggiunge strato, o sbaglio? Esattamente, corretto. C'è un problema di fondo, che noi investiamo tendenzialmente in startup in una fase di vita che la loro può essere dalla loro costituzione anche a una fase di vita di crescita più avanti. Quindi nel caso delle startup però i dati a disposizione sono molto pochi, o comunque sono possono essere ininfluenti in un quando li dai in pasta a una rete di intelligenza artificiale, a una rete di questo tipo, no? Una rete neurale che ha bisogno di tanti dati. Nell'ambito delle startup i dati sono pochi, comunque potrebbero essere poco significativi, come dicevo prima, però l'importante per noi è stato costruire la contiguità, come dicevi tu, anche riguardo al settore, quindi alle verticali di riferimento in cui vuole operare la startup, e a tutte quelle iniziative, perché in fondo diciamocelo, gli unicorni sono pochi, sono rari, in Italia ne abbiamo uno, no? Forse che Satisfay, che è appena arrivato. Esatto, quindi uno, ne calcolano due perché c'è anche Scalapay, che però non è prettamente italiano, però gli unicorni sono pochi, quindi i casi di picco di questo tipo di iniziative sono davvero pochi. Chi inizia una startup vuole essere disruptive, vuole cambiare il mondo, eccetera, ma alla fine tenderà a diventare una PMI, tenderà a fare numeri, fare fatturato e dividere gli utili dopo un primo periodo di studio, di ricerca e sviluppo. Quindi quello che noi volevamo trovare era il terreno, no? Il terreno similare in cui potessero crescere queste iniziative, confrontandolo con i dati che riuscivamo a reperire. Quindi c'è stato qualche tipo di considerazione sul fatto, no, che la startup non è valutabile perché è un'esperienza potenzialmente disruptive con dei moltiplicatori molto diversi dalle PMI, però se non hai un substrato e comunque la storia ti dice che o la startup muore o vive e crea del fatturato, quello era il nostro, diciamo, angolo di visione. Proprio per questo tipo di peculiarità delle startup che andavamo ad analizzare. Poi l'algoritmo non ci dà la pappa pronta, anche perché adesso è in una fase di sviluppo ancora abbastanza primordiale. L'algoritmo è un supporto decisionale per noi, che abbiamo messo insieme il network di professionisti, se no la macchina non può avere quel plus che può aiutare, no? Può aiutare l'essere umano nelle sue scelte. Ma allora, supporto decisionale, no? Perché tu mi hai raccontato questo, lavorate con le startup che sono un mondo tutto da scoprire, no? Perché poi capire chi va, chi non va, cosa funziona, cosa no, non è possibile in partenza. L'idea magari sempre buona, poi dipende sempre come si realizza, e da lì in poi, no? Che l'algoritmo si ferma ed entrate in gioco voi. Esattamente, esattamente. Se tu ci pensi, lo scopo di avere personalità, se uno va a vedere la misura di Round Capital, troverà il 99% di personalità del settore o imprenditori o esperti nel mondo delle startup. Quindi, a parte l'apporto dei capitali, che sono poco significativi se non li riesce a usare nella maniera corretta, no? E a parte il fatto di coinvolgere le famose 3F, no? Families, Fools and Friends, lo scopo era di avere davvero una platea di professionisti che ti potesse dire correttamente se l'investimento che stavi effettuando è corretto, tra virgolette, o comunque è un buon investimento rispetto ad avere una platea allargata di gente che non è il suo mestiere valutare società, leggere bilanci, valutare iniziative e quindi investire nella maniera più corretta, quindi avere poche teste che decidono e quindi più possibilità di sbagliare. La nostra modalità operativa è coinvolgente, quindi tutti i soci hanno la possibilità di dire la loro,
e sono coinvolti in maniera tecnologica. Banalmente usiamo anche delle chat di gruppo in cui ci confrontiamo, condividiamo iniziative e poi si valuta tutti insieme se investire, e poi c'è la parola finale che determinerà appunto l'investimento oppure no. Tutto immaginandolo in un funnel, in un imbuto che porta dal deal flow, no? Dall'investimento, dalla richiesta di investimento fino alla decisione finale. Allora, a questo punto però la domanda che mi sorge spontanea è: ma la startup quando si presenta da voi arriva e cosa vi dice? Come puoi immaginare, dice che sono pronti a spaccare il mondo e hanno l'idea del secolo e l'idea vincente. Poi chi ne ha sentite tante davanti a sé a parlare, riesci a scremare, riesci a capire che l'iniziativa è fatta dal 90% da due cose: dal team che c'è dietro e dalla capacità di execution dell'idea che hanno. E la capacità di execution non la puoi determinare facilmente. Certo, puoi vedere il curriculum del team, vedere quanto ci hanno investito a livello personale, quanto hanno fatto in quei mesi di vita dall'inizio a quando si presentano a te. Però genericamente sì, sono molto innamorati della loro idea. Devi fare tanta fatica per magari dirgli o convincerli che magari la loro idea non è così né innovativa, né vincente, né disruptive, né gli cambierà, né che cambierà il mondo o li farà diventare ricchi per il fatturato indecente che forse nelle loro teste produrrà. Quindi devi fare un lavoro di scrematura, perché magari hai più esperienze, magari davanti a te hai persone molto più giovani, quindi ripeto, pensano di spaccare il mondo, pensano di essere i nuovi Zuckerberg o Bill Gates. E talvolta sei un po' affascinato, no? Vorresti essere nei loro panni e dire, li guardi con degli occhi, non dico amorevoli, però con la voglia di dire, mi piacerebbe tornare a 22 anni e avere la vostra stessa voglia e capacità. Poi la dura realtà è ben diversa, e quindi si media sempre, si cerca, se c'è interesse da entrambe le parti, di arrivare a un accordo e di accompagnarli, perché per noi non ha senso, le iniziative sono tante, ma ha senso investire e accompagnarli nel percorso, perché appunto si può mettere a disposizione della startup che abbiamo davanti, anche lì, oltre alle competenze dei soci, le competenze della società stessa, di Round Capital, che le può fornire direttamente o attraverso i soci. Quindi anche questo era di forte interesse lato nostro, poter dare quella possibilità, offrire un ventaglio di servizi che altrimenti avrebbero dovuto reperire a destra e a manca. Ultima domanda però a questo punto, no? Nel senso che ti ho chiesto, cosa usate per decidere? Cosa vi chiedono le startup? Però voi avrete, cioè, di fatto anche voi siete una startup, o lo siete stati, no? Perché questo è, no? C'è un gruppo di professionisti che si incontrano, no? E il vostro sogno qual era? Bella questa domanda. Noi siamo una startup, siamo una startup innovativa perché stiamo seguendo il sogno di questo algoritmo e eroghiamo servizi, quindi abbiamo anche banalmente chiuso un bilancio anche in positivo, cosa molto rara per una startup, per carità, numeri non enormi, però abbiamo fatto dei più rispetto ad avere dei meno che di solito hanno le startup. Il nostro sogno è crescere ancora di più, allargare il network come stiamo facendo adesso, che abbiamo una campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma di We Are Starting, e allargare oltre ai capitali un network per arrivare al salto quantico. Fatemi usare queste parole altisonanti. Per me il salto quantico vuol dire arrivare a gestire un portafoglio di startup remunerativo molto importante, come in parte lo stiamo già facendo. Abbiamo investito in 21 società dopo nemmeno un anno di vita da parte di Round Capital, società che in alcuni casi sarebbero state inarrivabili per il pubblico retail, che abbiamo cercato di portare a bordo, quindi abbiamo compensato quel gap. Anche questa era una mission di Round Capital, e l'idea è sicuramente da parte nostra un exit futura, quindi vendere in blocco
fonderci con dei player importanti del settore o continuare la nostra attività. Magari una delle cose che di solito si immagina è la quotazione, una quotazione sul mercato abbastanza liquido come può essere quello della borsa italiana, su qualche segmento interessante per noi. Però questo è un progetto a lungo periodo, quindi noi ci lavoriamo già da 2 anni in pratica e abbiamo un orizzonte temporale di 5 anni ancora davanti a noi. Quindi adesso stiamo finendo la nostra raccolta in equity, anche questo è un modo di mettere finanza e tecnologia insieme, no? Perché le piattaforme... Vabbè, era anche la parte che mi interessava, no? Era lì che volevo portarti. Cioè, ah, okay. Alla fine siete una startup che comunque ha già prodotto dei risultati, quindi già la cosa è di per sé interessante, che lavora per offrire servizi ad altre startup sostanzialmente, perché questo è quello che fate, ma al tempo stesso pensate in grande, ma così in grande che siete anche pronti a vendere volendo, e quindi ricapitalizzare, no, questa startup. Non è così banale, eh? Molti fanno la startup per diventare ricchi, diventare famosi, diventare solo i nuovi unicorni. Farla e generarla perché si ha già un'idea di dove si vuole andare a parare, perché alla fine anche quella fa parte dell'economia, la crescita, beh, è già questo un aspetto interessante. Grazie, sì. Guarda, alcuni potrebbero vedere come la vendita una forma di disconoscimento del progetto, quindi vuoi... Per me non è così, noi abbiamo lavorato sempre come amministratori, sempre in maniera gratuita, quindi l'abbiamo fatto per passione, perché ci interessava il mercato e perché volevamo portare il contributo, altrimenti avremmo intascato banalmente dei compensi o delle liquidità da parte nostra. Non l'abbiamo fatto perché volevamo far crescere la società. Volevamo portare a bordo. Adesso ti faccio un esempio, in questa campagna stanno entrando interessanti imprenditori e player del settore. Quindi quello è davvero un fattore di crescita esponenziale lato mio, perché evidenzia sia che il progetto è interessante per il pubblico, sia il mercato sta riconoscendo quello che noi stiamo chiedendo, perché alla fine è un incrocio tra domanda e offerta, una campagna di equity crowdfunding. E poi alla fine il destino tra 4-5 anni non lo sa nessuno, si sperano tante cose. Se potesse continuare a vivere Round Capital invece che essere venduta, a me non dispiacerebbe come seconda opportunità, perché vuol dire che io potrei fare, io e gli altri soci come me potrebbero fare quello che a loro piace, quindi dedicarsi completamente a questa attività e portare valore e risultato sul mercato italiano. Ricordiamoci che i fondi di venture capital in Italia sono pochi, investono con molta parsimonia e cercano con lanternino società, ripeto questa parola, disruptive, perché devono fare moltiplicatori interessanti, perché il mercato di riferimento è ovviamente problematico e quindi il moltiplicatore è alto e ti porta a mediare il tuo portafogli. Noi lo facciamo non solo per quello, noi lo facciamo per dare contributo, per far crescere le opportunità che ci piacciono e poi, sai, chi vivrà vedrà. Non è poi un da cosa facile. Nasce cosa? Poi, da cosa nasce cosa? Poi ricordiamo che non è che una vendita prima di tutto vuol dire che uscite totalmente dall'azienda, quindi ci sono tante opportunità anche lì, no? Cioè, non può essere un motivo di crescita, può essere un motivo di esperienze nuove, giusto, di mercati giusto. Nuovi, no? Quindi io vorrei riuscire a raccontare queste cose qua, no? Perché quando si parla di startup si sembra un pochino fuorviati dal diventa un unicorno, hai capito? Ma in realtà ci sono tante opportunità, l'open innovation ci sta insegnando tantissimo anche nel nostro paese, e quindi insomma iniziative come le vostre sono, io le premio sempre, perché mi piace proprio l'idea di mettersi a servizio, ovviamente generando revenue ed economia, perché altrimenti sennò cosa lo facciamo a fare? Cioè, non avrebbe senso. Quindi Giuseppe, grazie mille davvero per la chiacchierata, credo anche un po' inaspettata da parte tua, quindi mi ha fatto piacere e voltiamo pagina.
Siamo giunti al termine anche di questa puntata del Late Show. Come sempre, gli argomenti sono stati tanti. Se avete intenzione di, insomma, di richiedermi qualcosa, non esitate, fatelo, mandatemi un messaggio anche diretto sui social, non c'è problema, li leggo. E come avete visto, insomma, in questa puntata sto parlando proprio di argomenti che nascono da voi, dalle vostre esigenze, quindi ho parlato di robotica e processi all'interno delle aziende apposta. A questo punto non mi resta altro che darvi appuntamento alla prossima puntata e ringraziarvi, insomma, per essere stati fino qui a seguire il Late Show su le varie piattaforme, insomma, perché sono presente su tutti i social e su tutte le piattaforme podcast. Ciao, alla prossima.